voluto essere qui con voi all'Assemblea Orvieto, ma questi ultimi giorni purtroppo ci sono un po' di problemi legati al Covid. Però mi faceva comunque piacere fare un intervento, ho ascoltato tutta l'Assemblea stamani mattina e davvero si capisce, nonostante le difficoltà, quanto ci sia la volontà di andare avanti in queste nostre, in questa nostra idea, diciamo. Ecco. Inizio il mio intervento. Cari colleghi, amici di Città Slow, il mio intervento sarà legato al ricordo del nostro amico Paolo Saturnini. Mi auguro però che possa servire a questa assemblea per riflettere su quello che ancora non è stato fatto e la strada che ancora dovremo percorrere per raggiungere quella meta dove sognava di arrivare Paolo Saturnini, il nostro amatissimo presidente onorario. Paolo fu l'ispiratore di questo movimento che noi oggi rappresentiamo e che cerchiamo ogni anno, tra mille difficoltà, ma con un immenso orgoglio di portare avanti. L'intuizione felice dell'allora sindaco Saturnini fu collegare i principi guida di Slow Food all'amministrazione della cosa pubblica e lo fece prendendo spunto da quella che era la realtà che lo circondava tutti i giorni e che adesso vedeva minacciata. Era la fine degli anni 90 e la globalizzazione sembrava essere un fenomeno inevitabile e inarrestabile, un cambiamento repentino che avrebbe messo a rischio, se non domata, la nostra cultura, la tipicità, le diversità e infine l'anima stessa dei nostri piccoli paesi. Il pensiero fisso di Paolo era quello di sentirsi erede e protettore di un qualcosa che veniva da secoli di storia e che ora sembrava poter scomparire. Si chiedeva infatti cosa posso fare perché ciò che di buono aveva mio nonno nella mia vita posso fare a mio nipote e non scomparire i miei ricordi. Questa era la sua la domanda e si faceva sempre. Cosa posso fare? Scusa, non andare troppo veloce perché dobbiamo tradurre, grazie. Scusami. Dicevo, cerco di andare davvero più lentamente. La domanda che si faceva continuamente Paolo e che anche noi, credo faccia parte della nostra filosofia, dobbiamo porsi, cosa posso fare per tramandare quello che era di buono dai nostri nonni ai nostri nipoti o quando noi non ci saremo più, purtroppo, come è successo a Paolo. Da qui la volontà di portare avanti i valori di Slow Food all'interno di un'associazione che fosse composta non da privati, ma da sindaci, ovvero coloro che potevano poi tradurre le attività amministrativa in attività amministrativa, le buone pratiche, da qui renderle partecipe ad ogni cittadino. Questo ancora dobbiamo lavorarci su questo punto, perché dobbiamo davvero fortemente trasmettere alla nostra comunità quello che è il nostro pensiero di Città Slow. Il principio era conservare la bellezza della tradizione, della tipicità. Vi era il cibo, certo, ma anche il folklore e la voglia di essere comunità. Uno dei tratti più importanti fu che tutto questo sarebbe dovuto avvenire non rifuggendo la modernità, ma anzi, la modernità doveva essere uno strumento, un aiuto in questo processo di valorizzazione. Una delle caratteristiche di Paolo, elemento distintivo comune ai grandi uomini, era la facilità di accettare il cambiamento, una facilità che derivava dalla consapevolezza di avere i mezzi e le capacità di poterlo guidare. Questo è il nostro compito, dobbiamo portare avanti. Nacquero così quelle che con una frase possiamo definire le città del buon vivere, come ha ricordato giustamente sia il presidente che il direttore. Un motto chiaro e semplice, perfetto per far passare un messaggio che in pochi anni sarebbe divenuto internazionale e avrebbe suscitato enorme interesse a livello planetario. Probabilmente lo stesso Paolo non si sarebbe immaginato che adesso le città avessero queste dimensioni quando è partito.
A quelle riunioni di poche persone raccolte intorno a un tavolo si è passati oggi a una realtà mondiale, articolata e bellissima, ma ancora legata ai propri principi e alla propria missione originaria. Fino a pochi mesi fa Paolo Saturnini ha potuto accompagnarci in questo percorso. Oggi è qui con noi nello spirito e ci indica con il suo ricordo ancora una volta la strada da seguire. Adesso sta a noi, dobbiamo sentirci tutti sulle spalle un'eredità importante e bellissima. Di questo dobbiamo farne tesoro, rendendola sempre attuale, interpretando il tempo che cambia con gli occhi orgogliosi dell'anima delle nostre città. Scusatemi, ma sono molto legato a Paolo Saturnini, è stato un momento veramente difficile e triste quello che è successo a luglio. Ringrazio davvero per tanti, anche a nome della famiglia, per tanti messaggi che sono arrivati da parte delle città Glo, perché davvero hanno fatto veramente piacere ai familiari, hanno dimostrato una volta in più da parte di tutte le vostre comunità ci fosse questa consapevolezza di quanto Paolo Saturnini aveva dato per questa associazione. Però ecco, io qui chiudo, voglio ringraziare tantissimo però anche il nostro presidente Stefano Pisani per quanto ha fatto in questi 6 anni con impegno, passione e portando avanti ogni giorno con forza quello che sono gli ideali della nostra filosofia e anche quelli che erano gli ideali di Paolo Saturnini. Con questo anche il direttore ci è stato legato per tutti questi anni e lo ha dimostrato anche nel suo intervento nelle onoranze funebri che abbiamo avuto. E infine anche il vicepresidente perché Arnaud, perché ha veramente, ecco, secondo me capito qual era anche lui la filosofia che voleva dare Paolo a questa associazione. Grazie davvero a tutti. Grazie Paolo. Grazie Paolo.